Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questa mattina ho ripreso un po' quella che è la mia operatività sul ciclo del DAX, su quella che è l'operatività giornaliera, l'operatività che per il momento si è conclusa e che mi ha portato, diciamo, a fare delle operazioni long questa mattina sul ciclo giornaliero ed avere questo risultato frutto di operazioni buy, la prima fatta un poco prima dell'apertura, poi la seconda, le seconde, diciamo, operazioni sul consolidamento, sull'ulteriore spinta, sull'ulteriore impulso long che avevo anche dai volumi. Ma il perché di questa operazione long? Allora, questa mattina la situazione sul ciclo di tendenza era, diciamo, molto esplicita, cioè una tendenza long, velocità sopra l'asse dello zero, sia dell'8 giorni che tengo sempre come riferimento, ma di quello che è il 6 giorni, che è il ciclo di tendenza che sto osservando. Avevo un DNA che mi dava ancora tempo, praticamente di ancora, che c'era ancora del tempo per raggiungere i massimi. Da un punto di vista dei sottocicli, avevo che il precedente, nonostante il precedente 4 giorni fosse del precedente 6 giorni, chiedo scusa, fosse terminato un po' prima, cioè con 5 giorni, però qui aveva avuto volumetricamente la partenza di un nuovo 6 giorni, quindi 1, 2, 3. Qui stamattina mi trovavo sulla partenza del quarto giornaliero, tutto con una tendenza long, massimi e minimi crescenti. Velocità sopra l'asse dello zero, volumetricamente parlando, avevo quelle che erano le mie conferme, che era in una tendenza long, e quindi stamattina con un ciclo giornaliero già con una velocità sopra l'asse dello zero, su quelle che sono state dei pattern volumetrici che osservo durante l'apertura, durante poco prima dell'apertura e dopo l'apertura, sono entrato long. Sono entrato long. Come ho detto prima, la prima operazione l'ho fatta qua un poco prima dell'apertura e subito poi, quando insomma ho incominciato a vedere del guadagno comunque sotto dei livelli iniziali, diciamo interessanti anche di bande, qui chiedo scusa, non qua, chiedo scusa, qui mettendo in protezione quella che è la posizione, ho cominciato a chiudere la posizione. Poi sul ritracciamento avevo ancora delle conferme volumetriche, diciamo che c'era ancora spinta. Ho ripreso, diciamo, altre praticamente posizioni. I miei stop volumetrici erano qui, poi si sono comunque aggiornati. Avevo dei target, come avevo detto prima, a 16.016, 16.016, 16.020. Ho chiuso un po' che prima sotto i 16.000. Pazienza, non importa perché la giornata l'avevo comunque concluso, e ad ulteriore conferma di quello che era la spinta che c'era sul mercato, era anche questo tipo di workspace che guardo molto spesso, cioè vasi comunicanti su multicicli con le bande di volatilità, con le bande di migliorino, e avevo un DAX che saliva e un Bund dopo aver toccato quello che è il tetto, diciamo, dei suoi cicli di tendenza, che stava scendendo, quindi in perfetto, diciamo, passaggio di rischio dei vari vasi comunicanti. E quindi questo è stato anche un ulteriore discriminante perché poi ho continuato ad operare in modalità long avendo queste ulteriori conferme. Ok, quindi con questo, diciamo, ho concluso per la mattinata e niente, ci aggiorniamo alla prossima. Un saluto a tutti.